a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusive Game di WWE 2K18. Matematici e matematiche di The Abusive Game e WWE 2K18. Qui è l'artefice, Jack in compagnia. Lo specialista, Michel. Ed è l'eremita Peppino, ma mai è così buio. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP dietro noi. 2.0. Ha cambiato l'ora per quello. No, ancora l'ora solare. La classifica, ragazzi, io sono quota 9 e ho la possibilità di usare l'opportunità. Michele è ancora a quota 1, ragazzi. E Peppino quota 8, ma la sua opportunità l'ha già utilizzata. Infatti, nell'urna umiliazione non è presente, proprio non c'è. C'è, ci sono le altre, ma umiliazione non c'è. Esatto, ma è stata l'ultima. Ma tu scusa, perché usi la coppa stasera? Che sei a 9 dovresti usarla quando arrivi a 8. No, quando superi esatto, quando 6, superi il 4, 7, quando superi l'8 e via discorrendo. Ma uguale o superiore ai multipli di 4. Esatto. Non è che devi fermarti per forza sul 4 o l'8. Se sei a 7 vinci 3, sta pensando, vai a 10 e aspetto il gas a casa, secondo te. Non è che se fai 8, se fai 9 non puoi farlo. Peppino, dai, prendi l'urna che estraiamo il commento fortunato. Ovviamente se c'è un uno contro uno non potrò utilizzare la coppa, eh. Ma speriamo. Perché ci sono sempre le solite tre canzoni? Speriamo. Questo qua c'è Cristo Santo. Fuori, non c'entra. Io non ho visto uno contro uno quando abbiamo ritirato i biglietti. Però ho visto uno che ha commentato un wrestler e ha capito tanto di questo gioco. Quindi sarà questo. No, l'abbiamo tolto, credo. Beh. Salutiamo l'amico che ha commentato un wrestler che è stato tolto. Uno contro uno. Incredibile! Claudio Altieri, uno contro uno. Braun Strowman, Bray Wyatt. Arena, WrestleMania 33, titolo universale. Allora non l'ho ritagliato io, però. Bene! Allora, adesso si è ci vuole... ancora, ci vuole l'urna della stipulation, ragazzi. Una di queste. Che qual è? È quella con più commenti, con più... Eccola lì. Quindi niente, opportunità. Vedi? Tu ti eri già preparato. E quindi la prossima volta niente. No, ma io ce l'ho, finché non la uso non mi scompare, Steel Cage! Ma come finché non la usi? Si può usare lo Steel Cage, quello azzurro? Così? Sì, si può. Non c'è problema. Ma scusa, la prossima volta che scelgo, sei ancora a 9, non hai più diritto di usare la coppa. Ma lui non l'ha ancora usata, cioè il suo diritto. Ma ormai è passato il giorno. È passato lo giorno, è passato lo santo. Doveva farlo, è uscito uno contro come uno. Come tu ben sai, quando abbiamo redatto le regole, quando c'è l'uno contro uno non si può fare nulla. Quindi come se viene, salta no, il turno da è lì. Come se viene posticipato. Scusami, era Bray Wyatt e... Bray Wyatt e Braun Strowman. E Braun Strowman. Secondo me era meglio, cioè... Non salti il turno, basta. Hai perso l'occasione, basta, non la fai più. Ma lui non l'ha persa. È che non c'è la possibilità di usare la coppa delle opportunità. Andiamo avanti a vita. Resta a dargliela a lui. Sì, 33. Titolo mondiale. Adesso non è perché sono in vantaggio, devi cambiare le regole, Peppino. No, è che è una regola assurda, cioè vai sempre avanti tu per quella cosa lì. Qui, ragazzi, cosa facciamo? Se vinci te, però avrà ragione, se vince lui stasera. Deve arrivare non puoi fare 4, è vero. Esatto. Lancio lento, entrato, sì. Aspettiamo che arriva lui ogni volta. Accettiamo. Possiamo far partire perché stasera il titolo non arriva. Se vinco anche la prossima, arrivi. Arrivo e lui cosa fa? Facciamo in due? E se vinco io stasera? Allora, vado a 4. Allora. Vedi? Allora. Pronostichiamo per favore prima. Bray Wyatt. Quotato 3 punti e Braun Strowman quotato 1 punto. Dobbiamo andare a prendere l'urna, quella che inizia per primo, ragazzi. Non ce l'ho qui, un secondo. 3. Bene. Ovviamente il terzo che pronostica può pronosticare sia uno che l'altro, Ragazzi, io purtroppo non è solo un punto, ma devo quasi andare sul sicuro e dire Braun Strowman. Braun Strowman che vale 1.
Sempre più tu dici per forza Bray Wyatt, mentre io ho la scelta perché? Doppia. Perché la regola è così. Ma vaffanculo. Pensa che vince Wyatt, però vai a più 3 ancora. Wyatt, per forza, no? Che ti dica. Che regola del cacchio, eh? Ma regola di merda che ha fatto. Dico anch'io Bray Wyatt. Ecco, vedi. Penso che va a 12, se vinci. Quindi la usi due volte. Deve già usarla cioè, questa. Ne ho due, potrò utilizzarla. Ma che casino volte. Di regola di merda. Abbiamo fatto tutto, ragazzi. Abbiamo visto, no? La titolo, titolo mondiale. Titolo, no. Titolo mondiale, sì. Il mondiale è gabbia blu. Ah. Perché la decidiamo noi. Blu. In una c'era gabbia acciaio, qua c'è blu. Ci non è materiale. È materiale blu. È il blu. È proprio. Materiale blu. Ma che il materiale blu è notoriamente più resistente dell'acciaio. Cos'è che era il titolo, scusatemi? Universale. Ma che universale? Mondiale. Mondiale. Ah no, universale. Allora però hai letto mondiale prima. No, io ho letto universale. Avvio il match per il titolo, ragazzi. Avvialo. Molto bene, allora. Però non so quanto potrà essere perché allora, se ce l'ha ancora Brock Lesnar lì. Riguardo alla la Coppa delle Opportunità, Coppa della Vita, si guadagna l'opportunità appunto ogni 4 punti. Quindi una volta superati i 4 o arrivati al 4, una volta superati all'8 o arrivati all'8, una volta superati i 12 o arrivati al 12 e via discorrendo. Comunque ogni e finché punti... non la si usa, tu ce l'hai lì, la puoi utilizzare. No, allora però adesso risolvi questo mio treccio di dubbio. Tu vinci, fai più 3 e vado a 12, ho due opportunità. E quando le usi? Contemporaneamente? No. No! Come faccio a usare la contemporanea? No, ma non ha neanche due opportunità se va a 12. Lui deve fare 4 punti, non ha fatto 4. Ma cosa straccato? Ma 4 per 3 fa 12. Capito. È un multiplo. È come tu per usarla devi fare 4 punti. No, devo arrivare a 4. Esatto, non è e che se vinco stasera 4. Arrivo a 2 tra l'altro. E allora la possibilità si ha ogni 4 punti. Sì. Ogni 4 punti hai la possibilità. Sì. Okay. Guadagni, mettiamo guadagni. Che lui vince stasera? Va a 2. Arriva a 3. No, a 2. È 1. 2. Se è 1, se vinci, quanto prendi? 1. 1, ok, vai a 2. Vince la prossima, va a 3. Vince la prossima, va a 4. Vai, ma dico sempre uno alla volta. Arrivato a 4, usa la sua, ok. Andiamo avanti, vince ancora anche la prossima che vale 3. Arriva a 7. Sì. Poi ne vince ancora una. Di 1, ok, va a 8. O se 9, ne vinco una 10. Di 2, vado a 9, ma quella di 8 mi spetta di diritto. Ragazzi, spiegate a Peppino come funziona il titolo. Non no, è... perché non lo ha. Non mi piacciono, sono regole assurde. Ma fino all'altro ma è giusto, giorno scusa. Ma sai che sono 3 mesi che lo stiamo facendo? Sì, ma sono 3 mesi, ma l'abbiamo usata 2 volte questa coppa. Non è che no, tu sei quello che l'ha usato di più, Ho usato una volta. Ciccio, sono a 8. No, a me manca quella da 8. Quindi 2 l'hai usata di più. Quindi 2 l'hai usata. Sei due a 8. Io una. È matematica, è 4 8. Michelle l'ha usata una volta e l'ho preso anche in saccoccia. L'ha preso in saccoccia e a me manca la seconda. Braun Strowman che dovrebbe tornare in quel di Raw questa notte, no? Sì, dopo la... sì, questa notte per noi e per voi è già tornato. Dopo la bella figura che ha fatto a Pay Per View TLC. Come sempre vi ricordo ragazzi che per noi è il 30 di ottobre, sono le 21.05, quindi quando questo video andrà in onda voi avrete già visto sicuramente Raw. E oltre a Braun Strowman dovrebbe tornare anche Samoa Joe, ragazzi, che ha recuperato dall'infortunio. E anche ora. Chissà e molto che probabilmente questi due, esatto, saranno nelle Survivor Series. Pepino è innamorato di TLC, da quando sono andato a prenderlo stasera e parla sempre. Mi è piaciuto tantissimo.
Anche Bray Wyatt potrebbe essere uno dei membri del Survivor Series match di SmackDown, eh? Ci sono talmente tanti membri che potrebbero fare addirittura due volte il 5 contro 5. Non so perché ride. Oh, che bella gabbia. Oh, la fatta di blu. Fatta di blu. Che bella gabbia. Nuovo materiale. Fine anni 80, ragazzi. Quindi, questa gabbia non ha l'entrata che si apre. Devono scavalcare per forza. Te lo ricordi te? Sì, devono scavalcare per forza. Sì, ma io non mi ricordo se aveva l'ingresso. No, l'arbitro, non c'è l'ingresso perché è scesa. L'arbitro non c'è. Quando sono entrati era sulla gabbia, hai visto? Hanno fatto l'entrata, non c'era la gabbia, è scesa dall'alto. Ah, quindi è stato attento. Quindi non ha entrato. Ma perché invece l'altro steel cage non viene calato dall'alto? Sì, però è già giù quando entrano nel ring. È già giù quando entrano dalla porta. Credo sia già giù e poi entrano dalla porta. Beh, poi dopo la WWE cambia come vuole, eh. La fanno scendere prima, dopo. Pensate che io quella sappiamo gabbia tutti qua, che quella gabbia qua l'ho vista per la prima volta in un match. Era Hulk Hogan contro King Kong Bundy, quando Hulk Hogan era tutto fasciato qua, che c'era fracassato le costole dopo il precedente match con King Kong Bundy, sempre che gli c'era fracassato sopra. Diciamo che questa gabbia è molto più pericolosa, in confronto a quella che usano adesso. No, dai, perché? Quella che usano adesso è fatta di rete metallica. Queste sono proprio delle sbarre d'acciaio. Quello ferro pieno. Sono sbarre di blu. Questa. Cioè, ehi, voi sapete quanto è pericoloso il blu. Blu è uno dei materiali più solidi sulla faccia della terra. No, ma pericolosi e più pericolosi. Anche radioattivi. E poi tende anche all'azzurrino questa, quindi è proprio durissimo. È proprio blu acerbo, quello è proprio ancora duro. Perché maturando tende a diventare più morbido il blu. Ma quando è acerbo è proprio duro. Appena duro. Fatto. È super quark, cos'è? Comunque, ragazzi, abbiamo assistito alla prima invasione di SmackDown. C'è stato bellissimo. Il turn heel di SmackDown, tornati ai ragazzi. Vecchi tempi, Shane sa come rinfrescare l'ambiente. E forse è Kurt Angle che non sa come subire una. Kurt Angle se l'è fatta sotto, sì, veramente. Ma non mi è piaciuta questa. Quella. Come si dice? Scena, quel promo. No, quando l'hanno riportato sul ring a braccia, sì, ma sembrava era assurdo, visto. Sembrava un novantenne col pannolone che non. Non mi è piaciuto molto. Ah, però Shane è stato un grande. La discesa tra il pubblico con tutti. Sì, diciamo tutto che il roster comunque, dietro. Dopo da bravo capo. Dopo aver appena visto TLC, non mi aspettavo che già partissero così a Raw la sera dopo. Potevano farlo meglio, ma secondo me hanno gettato le basi per una per Shane una poteva buona scegliersi Survivor degli atleti Series un po' più calibrati per fare questa cosa, né? Ma dopo tutto Pepino non poteva prendersi Sami Zayn o Kevin Owens, sono i suoi acerrimi nemici e ho capito, si avrebbe rotto la si è portato dietro, cioè, la rivalità Mojo Rawley, Zack Ryder. Beh, si è preso quelli che più o meno riescono poi a andare d'accordo. Ha fondato le mani, okay. Però lui aveva già mandato in avanscoperta AJ Styles. Ah, beh. Attenzione Bray Wyatt dal paletto, sembra salta giù. Salta giù, non ci ha ripensato. Bray Wyatt che doveva debuttare come Sister Abigail a TLC e invece dovremmo aspettare ancora. Non si hanno più notizie proprio neanche di Bray Wyatt. Di Bray Wyatt no, però Roman Reigns dovrebbe tornare in tempo per le Survivor Series e si vocifera che probabilmente sarà il capitano appunto della squadra 5 e abbiamo già capito chi vincerà il Survivor Series match. Porca vacca. Quindi ciò mi fa pensare che Kurt Angle non sarà nel Survivor Series match. Ma speriamo. Sentendo quello che hai detto ci sarà il match. Ma ha schienato? No. Ci sarà il match tra i due campioni. Una bestia così che scala la gara. Poi ci sarà il match tra le 5 superstar più. Sì. E poi ci sono ancora altri match perché ha detto ancora qualcosa. Poi c'è il femminile. C'è le 5 femminili. No, a proposito di femminile, è stata licenziata Emma. Sì, vabbè. Ed è regnante. C'era ancora il femminile, ma.
non vogliamo prenderlo in giro. C'era ancora del Ragnar, ragazzi. Attenzione, Bray Wyatt, pronosticato da me, Peppiglio. Cos'è, sono quelle strisce bianche? E niente, neanche oggi, ragazzi, si porta a casa i punti. Incredibile. Bravo, 85-88 e ha vinto quello di sì, però dovevi calcolare la gabbia. 85-88 cioè... è la forza, l'intelligenza. E Strowman, ma tra non... i due, guarda, non so chi vince. Non brilla di intelligenza. Insomma, ragazzi, io punto tutto il 2018 perché ormai direi che così. Con questa somma mestizia vi faccio vedere come vince Bray Wyatt. Io vado a quota 12, Peppino va a quota 11, io guadagno un'altra opportunità e quindi ne ho due e le potrò utilizzare nei mai più perché uscirà sempre uno contro uno nei prossimi episodi. Non è stato male, dai, come match. Quindi stavo dicendo di Kurt Angle, probabilmente non sarà nel Survivor Series match. Ma perché, sì, scusa, insomma, sta piangendo, è svenuto in terra, perché non era in terra quando è uscito Bray Wyatt. È caduto dopo. No, io volevo dire, ma quanto schifo mi ha fatto vedere Kurt Angle nel main event fare la parte di Roman Reigns. Cioè, quell'uomo lì è uscito infortunato, l'hanno portato fuori, è stato fuori quasi tutto il match per rientrare verso la fine anche lui, cioè Peppino, scoppiato ormai, proprio da... ormai archiviamo quell'aborto che allora, abbiamo visto, archiviamolo e... tu sei ormai fissato con TLC, però nonostante io non ci fossi tu hai detto le stesse cose nel video di mercoledì scorso, eh? Quando avete fatto la recensione di TLC. Ah, ok. No, perché l'abbiamo tirato in ballo ancora. Mettere in ballo Kurt Angle. Ti ha fatto talmente schifo che devi continuare a ribadirlo. Tutte le volte che si parla di Kurt Angle devo dirla sta cosa. In mente questa scena. È caduto in basso. Dai. Quindi stavo dicendo, ritorniamo al discorso che stavo dicendo, Kurt Angle non sarà nel 5 contro 5, quindi presumo che anche Shane non ci sarà. Bah, e se facessero un 1 contro 1 Angle Shane? Ho pensato anch'io, però dov'è che mettono Sami Zayn? Perché già lui è stato tolto dal 5 contro 5. E Kevin Owens dovrà affrontare Nakamura giovedì. E probabilmente, secondo me, vincerà Nakamura, ragazzi. Potrebbe anche essere, sai. E quindi, secondo me, possono organizzare un tag team match. Non so, Kevin Owens e Sami Zayn contro... E altrimenti dove li inserisce Survivor Series? Non li inserisce. Fanno un tag team turmoil per le coppie, per i titoli. Fanno il Brisango contro gli Usos contro... No, gli Usos sono già impegnati con Dean Ambrose e Seth Rollins, Fanno un tag team turmoil per il titolo di primo sfidante, il titolo di stavo coppia. Leggendo un articolo prima su World of Wrestling dei possibili partecipanti al 5 contro 5 e qua... Per me è ancora troppo presto. L'amico ha proposto un... Randy Orton, Nakamura, AJ Styles, Shane McMahon e Rusev contro il team rosso composto da il capo Roman Reigns, Kurt Angle, Braun Strowman, Bray Wyatt e Kane. Secondo me, ragazzi, Shane McMahon vuole puntare su un team tutto face in modo da non creare poi casini durante il match. Partito bene con Randy Orton, si aggiungerà Nakamura che anche lui è face. Bisogna vedere se anche AJ Styles riuscirà a guadagnarsi appunto allora, la partecipazione. Ufficiale c'è Alexa Bliss contro Natalia. Poi abbiamo Dean Ambrose e Seth Rollins contro gli Usos. Poi abbiamo The Miz contro Baron Corbin, champion versus champion. Sì. Il team Raw 5 contro il team SmackDown 5 contro 5, dal team Raw è già ufficiale Alicia Fox, dal team SmackDown sono già ufficiali Becky Lynch, Carmella Carmella, Charlotte, Naomi, Tamina con Becky Lynch, Walter e Lana. Poi c'è il 5 contro 5 team Raw contro il team SmackDown, team SmackDown è già ufficiale Randy Orton, esatto, e champion contro champion Brock Lesnar contro Jinder Mahal. Comunque sulla carta non fa schifo. No, no, non altri, fa schifo. Bisogna vedere anche come gestiscono le rivalità, perché non è facile. Vabbè, 5 ragazzi, contro 5 maschile durerà tipo un'ora, solo quello. Fateci sapere. Cosa di fare
campioni contro... Ma più che altro non passano di mano i titoli. Quindi ha poco senso. Ha senso, cioè cosa... Beh, ma ragazzi, ci vuole così, riesce così. In palio i titoli. Appunto, dovevo mettere in palio i titoli, sarebbe stato molto più divertente. Ma poi che casino si crea? E invece chi vince, cosa vince? La gioia? La gioia, sì. Mai una gioia. Quindi ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate voi, vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se non l'avete ancora fatto. Per cortesia fatemi sapere su Facebook, Instagram e Twitter un modo per riuscire a vincere almeno una volta sto cazzo di gioco maledetto qua, perché io non so più cosa fare. Io vi ricordo sempre il Resident in italiano, sosteniamolo, quindi andate a informarvi dove ci sono federazioni dalle vostre parti. Se non ce ne sono, seguite l'FCV a Pero, anzi, se passate da quelle parti, andate anche prima a fare un salto a Wrestling Planet a salutare il nostro amico Giacomo. Non andate tanto presto però. Non andate presto perché sennò non lo trovate. Lui dorme fino a tardi. E niente, salutatelo anche per noi. Non ho ricordato il calendario di questa settimana. Ma niente. Domani ragazzi, 21esimo episodio del Chietro agli Abusive. Sabato, però non si sa se arriverà Uncharted o un altro gioco, ragazzi. Dai. Siamo un po' incerti. Andiamo sta Uncharted. E poi domenica, appuntamento con la carriera su WWE 2K18. Andiamo avanti una settimana alla volta, con Vito. Per oggi è tutto. Dall'artefice Jack. Dallo specialista Michele. E dall'eremita Pepino. Alla prossima. Ciao belli. Buon primo novembre, tra l'altro. È vero. Ah, beh, allora.